Oggi parliamo di uomini di merda. In questo caso ci riferiremo soltanto ad un uomo di merda. In realtà è pieno il mondo e anche in questa stanza probabilmente c'è un uomo di merda. Sì. Prima di tutto vi invito come al solito a passare dal mio Instagram, trovate il link in descrizione, Damiano Mari, con due finali. Oggi parliamo di una vicenda avvenuta un mesetto fa circa. Ne parlo solo adesso perché è uscito l'album di Lil Peep e colgo l'occasione per chiedervi se qua sotto volete una reaction o un commento al nuovo album di Lil Peep uscito qualche giorno fa, è uscito il solito giorno dell'album di Salmo. Fatemi sapere qua sotto se volete quel video e posso appunto lavorarci. Detto questo, oggi parliamo di un uomo che da quassù, più alto del cielo, mi è sceso proprio in fondo. Sotto gli inferi. Uno dei miei artisti preferiti in assoluto, uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, mi piace in tutto. 5 minutes later. Mi si era, come al solito, interrotta la registrazione. Stavo dicendo, circa un mesetto fa Quavo pubblica una canzone dal nome Big Bro, se non erro, e pubblica un testo alquanto squallido. Ora, voi sapete quanto mi sta a cuore Lil Peep e quanto soprattutto mi stanno a cuore persone che muoiono così giovani. Ovviamente non giustifico il fatto che lui si drogasse o cose del genere, ovviamente no, però non è mai bello vedere una persona che muore, soprattutto andarci a lucrare sopra e soprattutto andare a speculare, soprattutto in un'arte bella come la musica. Vi leggo il testo di Quavo, poi magari vi metto uno screen per capire meglio, perché comunque è un inglese molto in slang, quindi sicuramente la pronuncia sbaglierò. Is you with me or against me? I am IOG. Now, so you need me. Think you popping Xanax bars, but it's fentanyl. Think you're living life like rockstar, but you are dead now. Let me put you under my wing, I can teach you one thing. Poi continua la sua canzone normalissima. Ecco, queste sono le prime parole dette in una canzone. Tradotte in breve cosa vuol dire? Sei con me o sei contro di me? Io sono un OG e ora tu necessiti me. Tu pensi di prendere Xanax, ma sono fentanyl. Tu pensi di vivere come una rockstar, ma tu sei morto adesso. Lasciati mettere sotto la mia ala, posso insegnarti qualcosa. Ok, questo è quanto. Per chi conosce la morte di Lil Peep sa che è morto scambiando Xanax per fentanyl. È morto per quello, in tanti l'hanno descritto rockstar. Questo è un chiaro riferimento a Lil Peep. Ora, io capisco il fatto di dire una cosa del genere a scopo divulgativo, nel senso, per dire che la droga fa schifo, guardate come questo si è ridotto, e questo mi va bene. Però andare a parare con riferimenti così specifici è veramente brutto, anche dover far scoop con questa cosa qua. Per carità, io ne sto parlando e quindi sto facendo il suo gioco, però è veramente squallido. Quavo sei un uomo di merda. E adesso vi leggo un tweet uscito 3 giorni dopo la canzone, ve lo traduco direttamente. Mai parlerò di un defunto e prego a Dio ogni giorno, non domando piani di Dio. Ho perso il mio barbiere 10 anni fa per il fentanyl. Riposi in pace chiunque sia morto per abuso di droga. Questa è una paraculata del cazzo e fai ancora più schifo. Uno come XXX non è morto per abuso di droga. E qui ti chiedi veramente, io ho supportato questo imbecille per più di 2 anni e si è rivelato soltanto un imbecille. Che stia giocando o meno fa schifo. Non me ne frega un cazzo se sta giocando e se sta facendo il suo marketing. Fa schifo, è una merda. Vi invito a non rispettare chiunque faccia cose del genere. Attenzione, non dico che bisogna elogiare una persona morta per droga. Assolutamente no, va condannata una cosa del genere. Va assolutamente condannata, però con i giusti termini. Gente che dice, ah, tanto è morto, tanto si drogava, se lo meritava. Era un drogato del cazzo. Ma che discorso è? Con che morale agite, raga? Niente, essenzialmente questo era un video a scopo informativo per far capire che gente di merda supportiamo a volte. Ecco, e soprattutto questo era un video anche per chiedervi cosa ne pensate del nuovo album di Lil Peep e fatemi sapere se volete un video su quest'ultimo. Vi invito a lasciare un like, passate dal mio Instagram, mi raccomando, vi aspetto, scrivetemi in tanti e niente, ci becchiamo nel prossimo video. Bella raga.